Ciao a tutti amici di Game Experience, sono Simone Granata e siamo alla Games Week, secondo giorno, e altri giochi indie molto interessanti da scoprire. Oggi abbiamo un team un po' particolare per composizione, per progetto, per tutto quello che volete. Come sapete il gaming è un mondo principalmente maschile, sempre è stato principalmente maschile, ma le cose cambiano. E diteci chi siete, cosa fate, perché siete qui, cos'è il vostro gioco e perché è un gioco unico nel suo genere. Ciao, allora siamo un team di tre ragazze, siamo io, Chiara, Giada accanto a me e Anita che non è potuta venire, ma siamo noi tre, ci siamo conosciute alla scuola d'arte, precisamente alla scuola internazionale di fumetti di Padova. Abbiamo deciso di intraprendere il mondo dei videogiochi all'inizio un po' per hobby, ma poi abbiamo visto che le capacità che abbiamo acquisito si adattavano benissimo al tipo di gioco e abbiamo visto che funziona e siamo partite molto bene. Il progetto a cui stiamo lavorando si chiama Silent Sunlight ed è un gioco di ruolo narrativo che parla di un mercante itinerante a cui il sole ha rubato il volto. Per riprendere la sua identità questa persona dovrà appunto improvvisarsi mercante, andare in giro con il suo carretto, fare amicizia con diversi tipi di mercanti, scambiare merci con loro, cospirare contro il sole e cercare infine di riprendersi la propria identità. È un gioco realizzato interamente ad acquerelli, privo di combattimenti, totalmente basato su atmosfera, dialoghi ed emozioni. Bella descrizione, mi è piaciuta, molto particolare, il tema è molto inusuale, l'idea è particolare e devo dire che dopo aver visto un po' di immagini del gioco eccetera, non so perché, mi è venuto in mente roba del team ICO, tipo appunto il primo ICO, non so se lo conoscete per esempio, queste ambientazioni molto particolari che parlano di entità identificate con elementi della natura. Come vi è venuta un'idea così inusuale, fuori dagli schemi? Quando abbiamo iniziato a lavorare a questo gioco abbiamo capito di dover avere un'ambientazione fantasy perché avrebbe reso meglio il tipo di atmosfere che volevamo trasmettere, ma il grosso problema è che io odio l'ambientazione fantasy con tutto il cuore, dato che troppo spesso ritengo che siano vagamente medievali ma con dei draghi. Esatto, quindi è un'ambientazione partita tutta dal fatto di voler fare qualcosa di totalmente opposto al fantasy tradizionale, quindi siamo partite da questa idea di un mondo che è costantemente rivolto verso il suo sole, quindi è per metà totalmente bollente, per metà ghiacciato e tutte le persone si trovano a vivere su una sottile striscia di tramonto eterno e il mondo in realtà si è fermato 300 anni fa, quindi tante popolazioni che vivevano in parti diverse del mondo adesso devono cercare di vivere insieme, quindi è un tipo di fantasy molto culturale che richiama molto i libri come quelli di Ursula Le Guin, che ha sempre cercato di scrivere fantasy e fantascienza che non avessero semplicemente mondi con magie incredibili ma con delle culture che fossero diverse dalla nostra. Interessante, devo dire, anche perché appassionato quale sono io di ambientazioni non completamente, cioè io il fantasy lo apprezzo ma ritengo che sia fin troppo inflazionato. Ho amato ad esempio, non come dicono tutti, Dark Souls perché è difficile, l'ho amato per l'ambientazione principalmente, dark fantasy, oscura, opprimente. Questa faccenda della striscia di terra, che è l'unica parte abitabile se capisco bene di questo mondo, è interessantissima perché il mondo è aperto ma chiuso al tempo stesso, cioè ci può andare di qua o di là ma muori, o forse, non lo so, magari c'è qualche novità. Il gioco è un'avventura grafica, giusto? È più simile a un gioco di ruolo ma privo di combattimenti perché hai le tue statistiche e il tuo inventario da gestire, però è fondato sul chiacchierare. Sul commercio mi pareva. Anche la faccenda del sole che ti ruba il viso è molto strana, è in parte poetico e in parte oscuro, fa abbastanza strano pensare che ti rubino la faccia, è molto strano. L'idea generale di questo gioco è interessante, le meccaniche invece di gioco come sono state concepite? Un gioco che parla di parlare con altre persone ma anche di commerciare, giusto? Come è venuta l'idea di questa meccanica di gioco pacifica ma attiva? Le meccaniche di gioco sono essenzialmente nate da me perché avevo finito tutti i giochi della saga di Run Factory, che è uno spin-off fantasy di Harvest Moon,
volevo altri giochi simili, semplicemente. Sì. In quel periodo stavo anche giocando molto a Fallen London e Soundless Sea, che sono dei giochi invece molto narrativi e che uniscono lo stile di un libro game a delle meccaniche un po' più libere, e da queste due grandi ispirazioni sono nate le nostre meccaniche di gioco. Mangiati le esattamente. Sì. Sì. Ho scoperto che, vedendo anche un po' delle vostre informazioni, che avete avuto a che fare con il team di Soundless Sea, vi hanno formato, giusto? Ah, sei tu la formata. Oltretutto l'ho apprezzato moltissimo, io sono un fanatico di Lovecraft, Cthulhu e cose simili, ecco perché mi piacciono le cose un po' deviate, un po' strane, perché la vostra ambientazione, benché visivamente apprezzabile e anche poetica, è particolarmente fuori da uno schema classico di gioco. Il giocatore che tipo di sfide avrà durante questa avventura? Ci sarà un livello di difficoltà, e se sì, sarà alto o basso o medio? Sì, allora, in realtà non lo so esattamente, perché abbiamo un sistema di compravendita che chiaramente diventerà più difficile, immagino, man mano che andiamo avanti. È basato non solo sullo scambiare soldi con le altre persone, ma anche sullo scambiare merci o favori, che quindi non vuole essere un semplice compro a poco e vendo a tanto. E poi c'è tutto un sistema di dialogo particolare. Sì, ogni personaggio non giocante è programmato per avere un proprio carattere, reagire in maniera diversa all'atteggiamento, all'attitudine con la quale il giocatore interagisce con lui. Molto particolare, penso che mi interesserà molto provarlo, anche perché se non sbaglio forse lo recensirò io quando uscirà, quindi trattatemi bene. Parlando di ispirazioni, ecco, visto che prima ho fatto un esempio di una cosa che mi portava alla mente, a parte Soundless Sea, che mi dicevi, è Rune Factory, dicevi, che è una serie che io personalmente adoro tantissimo. Io sono partito con il primo Harvest Moon su Super Nintendo ai tempi, poi si è evoluto in varie altre direzioni. Game Boy Color. Questi sono tempi belli. Rune Factory infatti ha mescolato un fantasy generico orientale giapponese al farming, però i combattimenti, se non ricordo male, c'erano in alcuni. Tu invece l'hai voluto fare senza combattimenti, giusto? La scelta deriva da cosa? La scelta deriva dal fatto che ci sono già molti videogiochi che uniscono il combattimento all'essere un mercante, come Resetia, ma anche Moonlighter, che deve uscire tra poco, e lo stesso Rune Factory in parte, e noi volevamo un gioco che si concentrasse sull'essere un mercante. All'inizio abbiamo provato a parlare di cose come aggiungere un sistema di crafting o la magia, ma poi abbiamo deciso di tenere le nostre meccaniche molto... Sì. Concordo, anche perché personalmente apprezzo gli approcci di gioco diversi dal combattimento. Sembra che qualsiasi gioco debba avere del combat dentro. È stata una scelta azzardata ma anche coraggiosa, se posso dire, perché un gioco che riesce a leggersi da solo senza combattimento è raro. Sì, è raro soprattutto un gioco di questo genere, perché esistono visual novel, avventure grafiche senza combattimento, ma il vostro è un ibrido tra un'avventura grafica e un RPG, praticamente. È già un RPG senza, con un sistema di, tu dicevi che ha statistiche, giusto? Ci sono delle statistiche legate agli atteggiamenti che puoi utilizzare quando interagisci con i personaggi. Ci sono 4 atteggiamenti, che è affascinante, amichevole, serio e un po' cupo, e più utilizzi un atteggiamento più sarai bravo a utilizzarle quando ti stai facendo compravendita e stai proprio fingendo, perché la particolarità del personaggio principale è che, avendo una maschera sul volto, è molto facile per lui fingere le proprie emozioni. Sì. Infatti mi ricordo quella particolarità. Pensato di avere una maschera che coprisse totalmente il volto, ma abbiamo riflettuto sul fatto che ciò ti uccideva un po' delle possibilità di interazione sociale, tipo il mangiare insieme e chiacchierare con le persone, e soprattutto baciare altre persone, perché ci saranno delle storie d'amore. La romance. Sì. È una donna il protagonista, quindi almeno si può identificare anche... Il protagonista ha un sesso volutamente lasciato molto generico e indefinito, cosa molto difficile da rendere in italiano, ma che ci riesce molto facile in inglese. I giapponesi si riescono benissimo con questi personaggi un po' strani. No, molto bello, apprezzo davvero molto lo stile. Si vede che avete avuto tante... Io ogni volta che mi dite una meccanica mi viene in mente un gioco in cui penso di poter avere, tipo l'ultima cosa degli atteggiamenti mi ricorda Ace Attorney, quello Apollo Justice che aveva, no, il quinto Dual Destinies, che aveva
la psicologa che poteva vedere l'atteggiamento. Sono belle queste cose perché comunque creano un gameplay variegato anche senza dover appunto mettere combattimenti e cose del genere. Cosa possono aspettarsi i giocatori dal vostro gioco? Qual è l'esperienza particolare che potrebbero trovare? Beh, è un gioco molto immersivo assolutamente, sia a livello di scelte da compiere, di storia da definire, ma anche a livello di ambientazioni. Infatti vorrei dire due parole su questo. Abbiamo detto che le ambientazioni sono particolari e, essendo il mondo bloccato in questo eterno tramonto, abbiamo cercato di pensare a come rendere questa situazione sulle ambientazioni. Com'è che il sole, com'è che il tramonto ha influenzato non solo l'ambiente ma anche la cultura delle persone? Come diceva lei, probabilmente si vedranno culture forzatamente mescolate in questo mondo, perché ci sono dovuti, la cosa è stata graduale, presumo. Praticamente 300 anni prima dell'inizio del gioco il mondo ha iniziato gradualmente a rallentare. Nessuno sa bene perché, ci sono varie ipotesi. C'è chi pensa che il mondo si sia innamorato del sole e adesso non riesca più a distogliere lo sguardo da lui. C'è chi pensa che sia stata per colpa di esperimenti volti a sfruttare l'energia geotermica e che il pianeta si sia offeso. Quindi ci sono varie idee contrastanti sul cosa sia successo, e questo ha mandato anche un po' in crisi la religione, che era tutta basata sul sole, perché c'è chi pensa che il sole stia cercando semplicemente di uccidere tutti. Sembra un mitologia greco-egizia steampunk, una cosa del genere, anzi no, cyberpunk più che altro, visto che si parla di energia solare. Molto bello, innovativa e interessante. Ultima cosa, il comparto artistico è quello che colpisce esteticamente. La scelta è ottima. E il motore che avete usato per creare il gioco è? Il motore è RPG Maker. Ma non ditelo a nessuno, per favore. Perché sappiamo che è un motore che viene a volte stigmatizzato perché è stato associato a un'enorme ondata di giochi usciti su Greenlight, spesso sempre con la stessa grafica, e che quindi ormai le persone tendono ad associare quel motore con giochi di scarsa qualità. Ma la verità è che nel corso degli anni è diventato in realtà un motore abbastanza utilizzabile. MV, sì, che quindi utilizza JavaScript, funziona bene. Troppo bene. Cioè, non è eccesso, ma si adatta perfettamente al tipo di gioco che stiamo facendo. Concordo, e essendo io stesso uno sviluppatore su RPG Maker MV e ho le vostre stesse idee in merito, perché internet è stato invaso da RPG fatti con i default tileset e personaggi alti così, tutti fantasy RPG con i combattimenti a turni. Bisogna fare così, ma se si può fare, si fa, ed esiste modo per farlo. Quindi, ragazzi, che dire, RPG Maker, no, diciamolo, voglio che venga detto, RPG Maker, un gioco diverso, fatto con RPG Maker, progetto italiano, coraggioso, con una trama di questo genere, vale la pena dargli un'occhiata. E se siete alla Games Week, allo stand indie, trovate la demo del gioco. Kickstarter. Ecco, Kickstarter e la demo da provare. Quindi, ragazzi, prima che venga il tramonto anche qua, venite allo stand e provatelo. Ciao a tutti, ragazzi.